Sayonara, arigato. Sayonara. Siete in compagnia della talpa Strigler e la pantera rossa. Vi faremo vedere cose straordinarie. Sayonara. 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 Alla vigilia di questa partita, Polignano Savoia, qual è il pronostico? Vinci Savoia. Quanto? 2-0. Vince il Savoia a Polignano, anche se non ci saranno i tifosi, c'è stato un divieto. Si parla però comunque di 2500 persone che andranno lo stesso fuori allo stadio. Di questo divieto, wow, lei che cosa pensa? Che è sbagliato. Perché? Perché i tifosi hanno avverato la partita. Devono andarci. Avevano messo il divieto perché praticamente avevano sparato un petardo in testa all'arbitro. Questo è sbagliato, però si può abbonare. Per quanto riguarda invece la scelta del mister del Savoia, Carlo Ancelotti, quella di mettere una squadra tutta all'avanti, dalla tre quarti in su, spostando l'interno destro sulla fascia, mentre il terzino ricoprirà sicuramente l'esterno di centrocampo. Lei cosa pensa dell'attacco del Savoia in questo senso? Che bello, va bene così. Va bene così? Allora ce lo fa un saluto al fotografo Strigler? Salute. Strigler. Strigler. Forza? Savoia. Allora, la vigilia di Polignano Savoia, secondo lei il Savoia che cosa fa? Vince o perde? A rigor di logica deve vincere. Quanto vince? Diciamo un 3-1. Secondo lei chi è il più bravo della squadra? Io non riconosco tutti, però sono Scarpa che... molto bravo. Molto bravo. E mister invece, mister Merola? Io mo vi cerchi scusa a tutto quanto. Ma non è stata ancora valutata appieno, perché sono tutte partite facili ha fatto fino a oggi. Quindi partite difficili per dare il suo contributo tecnico, non si è visto ancora. È tattico, quindi poche parole. È stato vietato ai tifosi del Savoia andare a vedere questa partita, secondo lei è giusto? Ah? Non ho capito la domanda. Ho detto è stato vietato ai tifosi di andare a vedere la partita, secondo lei è giusto? Purtroppo i precedenti si sono creati, allora non è colpa della nuova generazione, della vecchia generazione. E vabbè, facciamo un augurio quindi al Savoia? Sempre forza Savoia e vivi il Savoia. Grazie. Domani grande partita. Melegnano Savoia, che cosa farà il Savoia a Melegnano? Il Savoia da vince. Quanto vincerà? 2-0. Chi segnerà? Segnerà automatico. Secondo lei, il nostro grande Scarpato che già ha fatto 3 gol si ripeterà? Sì. Sarda pigliamo fallo. E sul portiere Abbiati? Sarda pigliamo fallo. I tifosi non andranno a Melegnano perché c'è il divieto. I tifosi saranno senza niente là dentro. Entreranno senza pagare, vero? Senza pagare. Grande Savoia. Grande Savoia. Grazie. Signora, lei che cosa pensa invece della trasferta vietata per i tifosi del Savoia? No, il vietato a me non piace perché dobbiamo stare in un clima libero, ma naturalmente i tifosi devono essere educati. Devono sparare i petardi. Però il divieto non mi piace perché il tifo è quello che aiuta la squadra. Certo. E signora, lei quindi non conosce proprio niente, non conosce il mister Merola che è bravissimo. È sotto la sudaca. Le persone le ho sentite, conosco i nomi, ma non conosco di persone. Noi abbiamo anche il giocatore di Torre Annunziata, Scarpato. Lei so che è un bravo ragazzo e un bravo atleta. Signora, saluti la telecamera. Ciao. Sai, Claire, no, voglio sapere che significa il cognome. Il cognome. Buonasera, signora. Ciao, ragazzi. Alla vigilia di questo grande match, Polignano Savoia, il pronostico. Io devo vedere il Savoia. Autore delle reti? Scarpa è un numero 11.
Scarpa è il numero 11, stiamo parlando quindi di Oscar Guidoni. Da un punto di vista tecnico-tattico, una squadra, quella di Mister Feola, rivolta completamente all'attacco, con gli interni che si spostano sulle fasce, e da un punto di vista dinamico, atletico, dalla tre quarti in su è molto forte. E Portozza Uso, Uso è già missione, Portozza pure di Serie B. Sicuramente una squadra da Serie B. E per quanto riguarda il portiere, il giovane Cristian Abbiati, che purtroppo forse salterà la partita di nuovo. Non lo so questo qua. Non lo so, mi dispiace, non lo so. Salutiamo Strikler. Saluto. Strikler. Strikler. Grazie, forza Savoia. Forza Savoia. Alla vigilia di Savoia Pomigliano era prima stata fatta una, diciamo, un divieto ai tifosi, invece al contrario poi c'è stata bloccata questo vincolo, c'è stato sbloccato e si parla addirittura di 2000 tifosi che invaderanno Pomigliano. Non c'era cosa migliore da fare, il pubblico di Torre merita di andare dappertutto perché siamo un pubblico esemplare. Sono episodi rari quelli che succedono, come è successo l'anno scorso, che è dispiaciuto a tutta Torre. Quindi penso che sia una cosa giusta per far capire veramente che potenza sono i tifosi di Torre Annunziata. L'ex Ancelotti, che ora gioca al Pomigliano, ha detto: batteremo il Savoia. Penso che quest'anno non ci batterà proprio nessuno. Noi siamo una corazzata e abbiamo un pubblico splendido, quindi penso proprio che non ce n'è per nessuno quest'anno. Poi per farsi fotografare, mettersi sui giornali, gli allenatori, i giocatori di altri squadre possono dire quello che vogliono. Quest'anno a Torre non ce n'è per nessuno, sia a Torre che fuori Torre. Di un pronostico? Diciamo la manita? Manita. E con la manita salutiamo Blontini.com, forza Savoia sempre. Grazie. Guardate quanto è bella questa mini gang bang. 1, 2, 3. Che bello è quando esco di casa per andare allo stadio a pensare Savoia. Oh, 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 oh. Okay. Salutiamo Strikler. Ciao Strikler. Ciao Strikler. Con tipo come parla in giapponese. Tipo siete in compagnia di Strikler e la talpa. Come? Siete in compagnia della talpa Strikler. E qua hanno novità. E poi ce l'hai la da pantera rossa. Ok. È un solo grido.